finisce con il suo arresto in flagranza di reato l'attività estorsiva che aveva più volte praticato nei confronti della vittima, costretta a consegnare, dietro continue minacce, del denaro. Si tratta di un 43enne di Santa Croce di Magliano, già noto alle forze dell'ordine. Lo sventurato è riuscito a trovare il coraggio di denunciare il suo aguzzino e nella mattinata del 25 febbraio scorso, a conclusione di una mirata attività di indagini da seguito dell'ennesima minaccia ricevuta dalla vittima, i carabinieri hanno deciso di intervenire nel luogo stabilito per l'appuntamento con il malvivente e al momento della consegna del denaro, con un intervento repentino, hanno bloccato il 43enne, traendolo in arresto e recuperando la somma di 4.000 euro, parte di quella complessiva pretesa pari a 10.000 euro. Dopo le formalità di rito, il suddetto è stato associato presso le camere di sicurezza della compagnia di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria locale in attesa del giudizio direttissimo. Un'amministrazione marcatamente di centrosinistra, se altri pensano di fare giochini, noi saremmo dall'altra parte. Non usa mezzi termini il segretario regionale di Sinistra Ecologia e Libertà Gigino D'Angelo all'inaugurazione della sede del partito a Termoli. La proposta fatta alla coalizione di centrosinistra di primaria a carte scoperte è stato un segno tangibile che SEL non resta a guardare, ma vuole giocare un ruolo da protagonista per l'avvenire di Termoli e della sua comunità. Abbiamo le carte in regola per dire la nostra sul futuro della città, ha detto il segretario locale Sandro Donò, ribadendo che l'amministrazione di Brino è stata pessima, che SEL dirà la sua a Termoli in maniera forte e convinta, lo ha evidenziato anche il segretario provinciale del partito Domenico Piedimonte. Dell'esigenza di un confronto in termini progettuali per la città ha parlato invece Simone Coscia, componente del direttivo SEL. I seguaci di Vendola e Molise sono carichi e vigili sulle scelte per Termoli, su una grande partita, così l'ha definita il segretario D'Angelo. Noi siamo nella coalizione di centrosinistra, ma ci siamo con le nostre idee, non saremo, avverte D'Angelo, i servi sciocchi di ciò che si faceva prima.